un esordio difficile. La vittoria è stata presa 22-20 per i Ranocchi Angels, ma si è visto proprio il meccanismo un po' ancora non tutto lubrificato. Eravamo assenti nei campi da quasi un anno e mezzo, visto la pandemia del Covid. I ragazzi erano pronti, si allenavano bene, abbiamo avuto la fortuna, siamo una nicchia di uno sport che riesce a giocare, quindi dobbiamo essere anche molto fortunati con i tamponi che facciamo durante gli allenamenti, durante la partita, prima di ogni partita, scusate, però niente, meglio così. La vittoria fa sempre morale e quindi ce la prendiamo. Siamo una nicchia che è importante, che potevamo allenarci, quindi grazie che siamo a livello nazionale, i ragazzi si allenavano bene, hanno bisogno di timing, bisogna allenarsi di più, bisogna fare più partite, quindi speriamo che il proseguimento di questa stagione sia lungo e fluido. E poi in partenza su Rossini TV c'è anche A Come Angels, questo programma dedicato appunto ai Ranocchi Angels, che arriva su Rossini TV a partire da martedì in prima serata alle 21.15. Sì, ogni martedì avremo uno spazio grazie a Rossini TV, al canale 633, e abbiamo uno spazio importante, parliamo di football americano, parliamo di flag football, parliamo di allenamenti, parliamo di reclutamento per i giovani, parleremo di tanto, per far sì che anche questo sport sia importante per Pesaro e ci sia anche tante nuove persone che possono venire anche a giocare con noi.